bentrovati dal vostro Bruno Longhi qua sul canale del signor Maggiano. Siamo nuovamente qua con la nazionale italiana che questa sera alle 20.30 affronterà la Repubblica Ceca in quel di Torino allo Juventus Stadium. Con me come al solito Albano Carrisi. Ciao Bruno, ciao a tutti, siamo qua per la seconda partita dell'Italia, speriamo bene a sto cazzo di Juventus Stadium, eh? Benissimo, dunque tra poco andremo a vedere l'inno, a sentire l'inno nazionale italiano, almeno una parte, come sempre qua a FIFA 13. Qua i commenti dai Fabio Caressa e Beppe Bergomi, ma come ben saprete è stato disattivato l'audio della telecronaca di questo FIFA 13 per permettere al vostro Bruno Longhi di fare in modo che questa partita di qualificazione ai mondiali del prossimo anno in Brasile venga sentita meglio. L'inno nazionale. Alla morte l'Italia chiamò, stringiamoci le corde, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì. Dunque ricordiamo che questa è una partita che in caso di vittoria qualificherà la nazionale italiana già al mondiale in Brasile del prossimo anno. Sarebbe anche ora, eh? Arbitro completamente inventato, mentre le solite foto prima dell'inizio della gara con la Repubblica Ceca. Vediamo Daniele De Rossi che si riscalda, sta per iniziare, dunque andiamo a vedere le formazioni. Buffon, Abate, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Pirlo, De Rossi, Montolivo, Diamanti, Balotelli ed El Shaarawy per la nazionale ancora italiana. Ancora Diego Motta chiama in panchina, ma fa schifo questo lui. Schieramento. Ma no, Bruno, 4-1-2, hai cambiato 1-2, di nuovo Bruno, ma è mica possibile, eh? La Repubblica Ceca risponde con Cech, Selassie, Sivok, Kadlec, Librensky, Ubschman, non si sa chi sia questo Ubschman, Darida, Žirašek, Plasil. E come al solito ci siamo persi gli altri. Era Pilaf l'altro, Pilaf e la fata. Partiti. Ma Bruno, ma che sei rincoglionito? Dunque, allo Juventus Stadio di Torino. Guarda che roba. Italia che deve vincere a tutti i costi per far sua la qualificazione per il mondiale del prossimo anno. Ancora qualche volta Bruno, se ma che sì. Scherziamo? Interviene ancora Žirašek sulla destra. Attenzione Žirašek, ma è toccata di testa da Bruno, Barzagli. Si è dimenticato. Italia che può cercare di ripartire. Poi per Ubschman. Si è dimenticato Irvi che qua giochiamo io contro il computer, rincoglionito Bruno. Tocca in mezzo per la fata, attenzione alla fata a sinistra, c'è Librensky che mette in mezzo. C'è questo tocco da parte di Abate, calcio d'angolo per la nazionale ceca. Plasil, mi faccia il Plasil, attenzione che battuta fece. C'è Buffon, fa il suo pallone. Bruno, ma deve scrivere notte, c'è il capitano della nazionale italiana. Lancio centrocampo dove c'è El Shaarawy, attenzione Shaarawy, ha spazio per poter correre verso la porta di ceca. Grande velocità da parte di El Shaarawy, c'è in mezzo Balotelli. Balotelli, viene fermato El Shaarawy. Sivok, Žirašek, palla avanti per Darida, attenzione Darida, Bonucci su di lui, ancora Darida, prova a far tutto da solo Darida, palla viene messa a favore di Žirašek, fa questo tocco sotto, attenzione al rigore, Buffon deve anticipare Plasil, pericolosa la Repubblica Ceca. Buffon di mano col braccio bionico trova De Rossi, che cazzo De Rossi di sbaglia ancora una volta italiana, ma che scherziamo? L'attacco, ricordiamo che poi nella realtà qua FIFA sul canale signor Maggiano, quella contro la squadra precedente, adesso il vostro Bruno Longhi ha un vuoto di memoria. Ma rincoglionito della Bulgaria era Bruno. All'Olimpico di Roma l'Italia ha vinto. Stavo dicendo che l'Italia ha vinto 1-0. Era comunque la Bulgaria, Bruno. Per El Shaarawy. E Shaarawy ancora mette a favore di Diamanti, tiro di Diamanti! Forse c'era calcio di punizione, sì, vabbè, ma non è avviso, c'è rimessa laterale, non picchia niente da noi. Allo Juventus Stadium di Torino, ancora 0-0, Montolivo, 22 minuti, attenzione Diamanti, Diamanti mette questo pallone a favore di Balotelli, Balotelli cerca di girarsi, Super Mario, tiro! Ma c'è Carlo, senza problemi. A parare il primo tiro dell'Italia, 23esimo minuto, cerca di mano a Ubschman. Colpo di testa di Montolivo, molto bene, attenzione perché Diamanti tocca sotto per El Shaarawy, El Shaarawy prova a centrarsi, prova a tiro, chiuso, c'è Balotelli lì, e c'è calcio di rigore, calcio di rigore per la nazionale italiana, proprio Ubschman a toccare di mano, su un tiro inutile di El Shaarawy, quindi calcio di rigore per la nazionale italiana e va proprio Super Mario Balotelli contro Cech, attenzione Super Mario, non ne voglio la responsabilità qua, c'è il tiro, gol! Siamo in vantaggio al 20.
27esimo minuto, Balotelli, check Immobile, Balotelli trasforma l'1-0, speriamo vada così anche questa sera. Ricordiamo che il video su YouTube lo troverete più o meno nello stesso momento in cui inizierà la partita. Molto vivo, Diamanti, e poi Balotelli, attenzione Balotelli, prova a fare tutto da solo. Vediamo che signor Carrisi gioca con male, veramente pessimo, che difesa, attenzione, Buffon deve uscire e salvare tutto, il pallone per De Rossi. Poi Andrea Pirlo, Pirlo tiene molto bene il pallone viene poi ceduto a Diamanti, Diamanti a favore di El Shaarawy, ancora gioca bene adesso la nazionale italiana, El Shaarawy, ecco come l'abbiamo detto, El Shaarawy ha perso palla. Io porto sfiga, Bruno. Era contro la Bulgaria nel frattempo, Bruno Longhi, mentre la palla è rimessa al fondo per la nostra nazionale. Era contro la Bulgaria che nella realtà l'Italia ha vinto ovviamente 1-0, ma che c'è l'Alzheimer, Bruno? Il gol di Alberto Gilardino, che però qua non è stato convocato. Ma porta fa schifo. Il nostro Bruno Longhi Albano, anche perché nel gioco Gilardino non sappiamo neanche se esiste. Attenzione alla palla. Bruno, che dici? No, ovviamente stiamo scherzando. Attenzione perché il pallone è in rigore. Bravo, Chiellini tocca indietro a Gigi Buffon. Buffon a destra, il pallone per Daniele De Rossi. De Rossi per Diamanti. Ancora l'Italia che cerca un'azione urgente, c'è ancora Shaarawy, grande. Attenzione! E salva tutto la difesa della Repubblica Ceca. Bravo! Il pallone a sinistra dove c'è il Shaarawy, che poi preferisce giocare indietro a favore di Pirlo. Pirlo con la sua solita grande classe e calma. Chiellini, poi il pallone viene dato a Montolivo, attenzione Montolivo, cerca di toccare il pallone, ancora buono per Diamanti, 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 chiuso, l'ultimo sempre dal muro cieco, e finisce il primo tempo 1-0 per la nazionale italiana. Decide finora al 27esimo il rigore di Super Mario Balotelli per un tocco di mano di Hubschmann. Le impressioni di Albano Carrisi su questo primo tempo. Che devo dire qua, stiamo giocando bene, il possesso palla è pari, però dobbiamo fare di più, Bruno? Dunque partiamo con la ripresa. Italia adesso attacca ovviamente da destra verso sinistra, verso i vostri teleschermi. Ma che stai a dire? Parlando anche come trapattoni il vostro Bruno Longhi. Montolivo, Chiellini, Chiellini cerca di mettere nuovo il pallone per Montolivo, attenzione Italia che prova a partire forte, bravo Montolivo a mettere in mezzo questo pallone, la palla è dalla parte destra, c'è De Rossi, stoppa la palla nel rigore, De Rossi mette fuori poi il pallone a favore di Andrea Pirlo, attenzione Pirlo prova poi questo tiro, mamma mia, e la palla è fuori, mamma mia che tiro di merda da parte di Andrea Pirlo. C'è un cambio, entra Pekhart al posto di Lafata nella Repubblica Ceca. Da indicazioni a caso questo Pekhart, 52 minuti nel corso della ripresa, il pallone è a favore di El Shaarawy, El Shaarawy lo tocca a Montolivo, Montolivo sbaglia ennesimamente questo pallone, El Shaarawy prova a recuperarlo. Che cazzo bravo, ci vede prendendo in sto non riesco a capire perché dobbiamo mettere quasi gli stessi giocatori in realtà. Il pallone viene recuperato dall'Italia con Montolivo, perso poi però subito Selassie, palla in avanti, vediamo se l'Italia riesce a guadagnare, mamma mia! E poi grandissimo salvataggio forse da parte di Bonucci o Chiellini, non abbiamo visto, c'è una grande azione della Repubblica Ceca, ancora pericolosamente nel rigore, deve uscire Buffon che poi riesce a toccare per fortuna con la pancia il pallone, mamma mia che rischi, ancora il Shaarawy, poi Balotelli, Balotelli dentro per il Shaarawy, attenzione all'Italia, è Shaarawy Ma è possibile, sto stronzo. Si salva ancora Peter Cech e la difesa della Repubblica Ceca. Dopo prima comunque ci eravamo salvati noi. Io faccio la battuta di merda, prova il tocco, ma c'è il grande recupero di Bonucci. Bonucci può da dentro, questo pallone vuole di Shaarawy. E Shaarawy prova poi di nuovo il tiro. Che scarogna però. Di moltissimo alla sinistra di Cech. Tiri 8 Italia e 2 Repubblica Ceca. Vediamo se riusciamo a qualificarci per il mondiale brasiliano. Ancora il Shaarawy. Shaarawy si ferma, cerca di fare una grande azione personale. Shaarawy. Sì, ma guarda che interno di Diamanti. Diamanti si gira bene, attenzione di Diamanti! Gol! Grandissimo gol! 69esimo minuto!
dobbiamo essere in cassaforte. Gianti, angola benissimo il pallone, nulla da fare per Cech. È buttato un 4 Italia 2, miliardo. Repubblica Ceca 0, ormai il Juventus Stadium siamo Gianti, quasi arrivati alla qualificazione. Risposta alla domanda mia, attenzione dall'altra parte, Buffon. Il suo pallone, Buffon che difende questa porta in casa, in campionato e anche quest'oggi per la nazionale italiana. Il buon Diamanti, il trequartista sta funzionando bene, Diamanti. Blasil, Darida, grande azione di Darida, poi però l'Italia recupera, poi c'è ancora un po' di pericoloso, poi ci fa mezza roccata. Attenzione, parliamo dentro, Buffon! Bravo. Grande parata di Gigi, poi avanti, riesce a mettere fuori l'Italia un po' in affanno, esattamente come nel finale contro la Bulgaria. Intanto Diamanti per Balotelli, Super Mario che lascia sempre il segno nel bene o nel male, ancora Super Mario, fa una grande azione personale di Super Mario, poi gran tiro, palla incredibile di Balotelli, alla destra di Cech, una volta ancora battuto, si salva ancora la Repubblica Ceca, poi pallone per Hart, a destra per Darida, grande azione personale di Darida, ancora Darida, Darida deride, Pirlo battuta pessima, attenzione al pallone verso fuori, c'è Carlo Brasil, battuto solo il tiro di Brasil, alla destra di Buffon il tiro va fuori, c'è un altro cambio nelle file della Repubblica Ceca, l'Italia comunque ha giocato Prandelli con gli stessi 11, ma chi è? Petrzela al posto di Giracchetta, Giracchetta non si riesce a pronunciare, il nome impronunciabile, il giocatore della Repubblica Ceca, non ci sono più, Nedved e Jankulovski, il pallone in avanti, Italia ormai è un passo dal mondiale in Brasile, tra l'altro c'è che quanti cazzo di anni c'è che è sempre in nazionale, qua ci avranno 90 anni, la palla è pericolosa, c'è questo tiro Buffon, è grande reattività di Buffon che non è come quello vero che diciamo c'ha il bastone, ormai qua ha fatto un grande salto in avanti e ha salvato, quello che c'ha più o meno di Albano, Balotelli a destra sale Abate, attenzione Abate, Abate può mettere mezzo in pallone, Abate che non ha mai avuto, attenzione Montoya, no, e il salvataggio ancora di Peter Cech con lo ho Zamponi, perché mi ero coordinato male, ma ormai Peter Cech è destinata alla sconfitta, un'ottima nazionale italiana rispetto alla gara contro la Bulgaria, il pallone era per Diamanti che però lo perde, c'è ancora Pirlo dai, in qualche modo, fatta, dai. Attenzione, e male, finisce qui la partita, Italia dunque qualificata al mondiale in Brasile, Diamanti e Balotelli, prima Balotelli al 27esimo su rigore, al 69esimo Diamanti, grandissimo gol, l'Italia ha avuto poi altre occasioni, ma anche la Repubblica Ceca, bella partita, il vostro Bruno Longhi vi saluta, il signor Maggiano tornerà anche con video di altri giochi, ovviamente dovrebbe partire anche con i gameplay di Outlast, gioco horror per PC, nel frattempo noi ci fermiamo qua, un saluto dal vostro Bruno Longhi e dal vostro amico Albano, ciao a tutti ragazzi.